Oi, ma che cos'è, Sofia? Uno Snickers? Ehi, ma quella è mia! Grazie, amica mia, è deliziosa! Giuro, se fossi più alta, la strangolerei! Bel tentativo, Sofia, ma fin qui proprio non ci arrivi! Quando si tratta di persone alte e persone basse, conosciamo le sfide! Nessuna quesadilla è completa senza un po' di salsa piccante! Accidenti, ma quanto mi piace questa roba! Adesso qualche nocciolina ci starebbe proprio bene! Ma chi le ha messe lassù? Ma... non riesco a prenderle! Forza, braccia, allungatevi! Niente! Dai, su, prenderò queste noccioline, anche se fosse l'ultima cosa che faccio! Le persone basse si arrangiano arrampicandosi sul bancone della cucina e altri mobili! Sì, vieni da me! Congratulazioni, Sofia! Ora puoi goderti le tue noccioline in pace! La prossima volta ricordati di lasciarle nella credenza in basso! Guarda chi si sta godendo un bel bagnetto! Oh, ehi! È la Paperella! Non si è mai troppo grandi per giocare con le bolle! Certo che Sofia ha tanto spazio! Emmy fa il bagno un pochino diversamente rispetto a Sofia! L'atmosfera è molto più zen qui! Ma avere gambe lunghe significa stare più stretta! Mi dispiace, Emmy! Ok, facciamo un ultimo controllo allo specchio prima di andare alla festa! Se lo chiedi a me, sto benissimo! Oh, davvero? Lo specchio di Emmy è così alto! Posso solo vedere gli occhi! Come faccio a mettermi il rossetto? Labbro inferiore, ma dove sei? Qualcosa mi dice che saltare con il rossetto in mano non è una buona idea! Seriamente, come fai a vedere cosa stai facendo? Vedi, ti ho detto che non era una buona idea, a meno che tu non ti voglia mascherare da pagliaccio stasera! Sei mai entrata in macchina e ti sei resa conto che sei troppo bassa per guidare? Sofia si è sentita in questo modo, una o due volte. Ah. Ecco qui, un cuscino dovrebbe aiutare. Ok, finora tutto bene. Ma tutto questo girarsi e spostarsi non va bene quando si guida. Cacchio! Ok, ora sì che va meglio. Sì, dai che ci siamo! Beh, riuscire a raggiungere i pedali è necessario se vuoi guidare. Oh, non piangere, Sofia. Hai ancora tempo per prendere l'autobus. Ma quando Emmy sale in macchina è tutta un'altra storia. Mannaggia, ma questa macchina l'hanno fatta per i nani. Riesco a malapena a starci seduta dentro. Oh sì, non è un bello spettacolo. Aspetta un secondo, ma questa macchina ha il tettuccio apribile. Ah, che sollievo! Ehi, com'è il tempo lassù, Emmy? Ci vediamo dopo! E i problemi di chi è basso non finiscono di certo a scuola! Ehi, qualcuno potrebbe aiutare Sofia! Non ci arriva! Quasi fatto! Va bene, forse ho solo bisogno di tentare con un nuovo approccio! Oh, è andata male! Ehi, Emmy! Puoi dare una mano? Certo, nessun problema! Cacchio, ma la fa sembrare una cosa da niente! Eccoti! Sì, mi ha praticamente accarezzato come un cane! Eccezionale! Oh mio Dio, adoro quel film! Sì, anch'io! E quella parte in cui professa il suo amore per la principessa... Oh, fai attenzione al ramo! Ai... Spero che queste foglie non siano velenose. Ehi, ti dispiace se ti passo avanti un secondo? No, non qui. Ah, ho trovato le chips! Ehi, quando sei bassa non devi preoccuparti quando lasci le credenze aperte. Aia! Le persone alte non hanno questo lusso. Oh, ehi! Oh, Sofia, sei così adorabile! Sei una piccola donna in miniatura, non è vero? Sì, ma certo che è così! Sì, sono piccola e carina, ho capito! Cavolo! Accidenti, ma sono così stanca che potrei addormentarmi proprio qui su questo divano! Non posso allungare le gambe!
Forse se metto la testa in questo modo... No, neanche questo non funziona. Se sei alta, sai quanto è difficile trovare la posizione giusta sul divano. Non importa in che posizione ti metti, non sarai mai abbastanza comoda. Caspita, certo che è stata una lunga giornata. Oh, divano, come mi sei mancato! Mi rannicchio qui solo per alcuni minuti. Un'ora al massimo. Ho solo bisogno di poche cose per la mia prossima vacanza. Ehi, dai un'occhiata a questi fantastici colori! Questo è perfetto! Sì, andiamo a provare tutto, che ne dici? Wow, Amy si sente da Dio con il rosso! Oh mamma ragazza, sei uno schianto! Ma da dove viene tutto quel vento? Che mi dici del tuo vestito, Sofia? Indovina un po'? Questo vestito è fatto per una ragazza molto più alta di me ed è per questo che così tante ragazze basse fanno shopping nel reparto bambini. Ne prendo uno di ognuno, per favore. Voi ragazze camminate così velocemente. Sei sicura di riuscire a tenere il passo, Sofia? Aspetta, puoi ripetere, non riesco a sentirti. Ah, sto sudando come un maiale in salsa agrodolce. No, ma mi piace davvero molto. Ehi, Sofia, amica mia, ma dove sei? Oh, sto bene! Sto solo cercando di tenere il passo con le tue gambe lunghe! Per ogni passo di una persona bassa ne deve fare due! Puoi farcela, Sofia! Sì, finalmente la serata tutta al femminile! Film d'amore, ragazze! Il fratello di Mia vuole fare una foto! Una cosa veloce! Ehi, aspetta! Voglio starci anche io nella foto! Oh, ma non va bene! Scusate ragazze, ma la piccoletta qui sta arrivando! Amy, dai, entra nello scatto! Oh, ora abbiamo il problema opposto! Non si vedono gli occhioni blu di Amy! Non sembra molto felice! Dai, le diamo un 10 per lo sforzo! Tanto per! Magari riesci a relazionarti con i problemi di Sofia? E con quelli di Amy? Beh, conosciamo le sfide! Sicuramente può essere frustrante, quindi ecco alcune papere per rendere tutto più divertente, anche se solo per un paio di minuti. Condividi questo video con quelle tue amiche che possono capire e non dimenticarti di iscriverti alla pagina YouTube di One Two Free Go per altri video divertenti.